Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. In una galassia lontana lontana, a migliaia di anni luce dalla Terra, ecco splendere il mondo di Colorium, il pianeta più colorato dell'universo. Gli abitanti di questo pianeta vivevano in gioiosa semplicità, tra mille colori. Erano degli omini buffi di colore giallo, con la testa a punta e grandi occhioni dolci. La felicità e l'armonia erano sempre presenti nella vita dei coloriani, ma un giorno tutto cambiò. Il comandante Cancellino decise di prendere il comando del pianeta e di stabilire la superiorità delle armate gommate. Tutto doveva essere cancellato, solo il bianco doveva rimanere. Niente colori e niente fantasia, solo il bianco lasciato dal passaggio delle gomme. Il panico si diffuse su tutto il pianeta. I coloriani scappavano disperati alla ricerca di luoghi in cui poter ridisegnare una vita tranquilla. La notizia dell'insubordinazione del comandante Cancellino arrivò sino al castello di Temperinia, dimora di re Matitone e regina Matitina. Il re, preoccupato per ciò che stava accadendo, chiese un parere al color consigliere, il quale suggerì a sua maestà che solo il principe avrebbe potuto salvare il regno. Sì, solo il principe Matito avrebbe potuto farlo. Il re allora incaricò il principe Matito di recarsi nella foresta incartata e di trovare il coloracolo, il quale gli avrebbe suggerito il modo di salvare Color. Matito prese tutto il suo coraggio e si recò nella foresta incartata, l'unico luogo senza colore dell'intero pianeta. Un luogo dove i coloriani non andavano mai, perché sapevano che era portatrice di guai. Cammina, cammina, Matito si addentrò sempre di più. Quando ad un tratto, ecco il coloracolo. Matito, disse, solo tu potrai salvare la tua gente, ma lo devi fare in maniera intelligente. Subito, da questo mondo partirai e sul pianeta Terra ti recherai. Lì una persona dovrai trovare, e lei è l'unica che ti potrà aiutare. Si chiama Ombretta e ama colorare. Insieme avrete una missione speciale da fare: a tutti i bambini insegnare a disegnare. Tante matite dovranno essere temperate e tantissime pagine di album colorate. Temperando, temperando, uno scrigno vai colmando, e solo quando all'orlo sarai arrivato, il nostro pianeta avrai salvato. Ora corri e va senza indugio, principe speciale! Imbarcati nella navicella astucciale! Matito, senza neanche pensarci, partì alla volta del pianeta Terra, con tanto coraggio e tanta speranza nel cuore. Adesso doveva trovare solo Ombretta, laggiù, in mezzo al Mediterraneo, in quell'isoletta. Era notte quando arrivò sul suo terrazzo, un po' impaurito o in forte imbarazzo. Lui sbirciava da dietro la finestra e pensava come poterle raccontare dell'avventura che avrebbero dovuto affrontare. Quando ad un tratto lei si girò di scatto e... Ciao, Ombretta. Che sei? Io sono Matito. Aiutami. Matito? C'è Matito. E da dov'è che vieni tu? Io vengo dal pianeta Colorium. E cos'è il pianeta Colorium? Parlando con una matita gigante. È un pianeta bellissimo dove abitano tutti quelli come me, tante matite. Ti posso toccare? Ma sei una matita. Ehi. Ehi, piano! Di che sei fatto? Sono fatto all'80% di legno e 20% di grafite. Ma stai guardando? No, i cani no, eh! Non vorrei che mi facesse la pipì addosso. No, è educato. Matito, ma di cosa hai bisogno? Che ci vuoi da me? Io sono stato mandato qui dal coloracolo, mi ha detto di cercare te. Tu mi puoi aiutare a salvare il mio pianeta. Il tuo pianeta? Sì, ti prego! E così Matito si mise a raccontare e tutta la faccenda le volle spiegare. Ho capito tutto, Matito. Va bene, ti posso aiutare. Grazie, ma, Ombretta. Sai, ti devo svelare un segreto. E qual è? Io non ti aiuterò da sola.
con me ci saranno tante, tante persone ad aiutarti. Ciao! E grazie mille anche a voi per l'aiuto. Bene, Matito, da oggi non sei più solo. Siamo tutti insieme a combattere per colori. È una cosa pazzesca, ma è capitato così. Buonanotte. Ciao a tutti.